Bonjour, salve, sono la maison du Salvatore Mannino della Maison du Whisky, brand ambassador, lavoro anche nel negozio principale a Parigi. Mi ritrovo fedele a questo festival che ho conosciuto sin dalla prima volta e che vedo ingrandire e crescere come un bambino, molto molto bello. Ciao Spirit Scotland, ciao a tutti. Hi, my name's Kate Wright. I'm here representing Glenfarclas Distillery. This is the second time that I've been to the fair, and I really enjoy it so far. Certainly the weather in Rome's a lot better than Scotland. Glenfarclas is distributed in Italy by Rinaldi, and the distillery itself is one of the oldest family-owned distilleries in Scotland. My name is Ian. Ian Chan. I'm from Kaplan Distillery from Taiwan. This is our very first time attending the Rome Whiskey Festival, and I'm really excited and also very much looking forward to this. And so far so good. Today, as you can see here, we have many people attending the show. So I think this is very good for Kaplan as a brand, you know, to expose our brand awareness and also to build our brand in Italy. Sono Silvano Somaroli, dal 1968 nel campo del whisky scozzese con 46 anni di esperienza nel settore. In questo momento il whisky scozzese soffre di mancanza di visioni. Praticamente il comparto del whisky scozzese è leggermente in sofferenza a vantaggio di altri whisky come quello giapponese, ad esempio, che sta esprimendo una buona qualità, se non eccezionale, ma sicuramente una qualità che piace al grosso pubblico. So my name is Georgie and I'm here with Diageo today. I'm their new Luxury Global Malts Ambassador, so I'm looking after the new malt liquor releases that are coming out in the summer. It's very exciting. But today we have got Talisker Storm on the stand, which is going down a storm, or a treat, as I should say. She releases, and my first time to Rome, first time to the Spirit of Scotland Festival, and it's incredible. Having an absolutely fantastic time. Anthony McCallum from Ian McLeod Distillers. It's wonderful to be here in Rome because it's an enthusiastic people, and especially a lot of young people, which is really interesting because they want to ask questions about whisky and they're very interested in tasting. Sono Massimo Righi, sono il titolare di Whisky Antiche dei marchi Sestante Collection e Silver Seal. Siamo molto contenti di venire qua al festival perché siamo stati tra l'altro tra i primi a credere in questo festival. L'impressione sul festival in particolare vedo gente nuova rispetto all'altro anno, sempre più persone interessate, target d'età che può andare dai 30 ai 50 anni, parecchi stranieri, forza, andiamo avanti così, Italy's back. Mi chiamo Franco Gasparri e sono il Master Ambassador di Diageo Italia. Noi come Diageo siamo presenti a Spirit of Scotland, diciamo così, dall'inaugurazione al primo anno, quindi questo sono passati ormai 3 anni. Diciamo che la caratteristica importante di Spirit of Scotland è il fatto che riesce a, come dire, ad avere un pubblico molto giovane. Hi, my name is Leonie. I work for Kilhoman Distillery on Isla. It's the smallest distillery on the island and we only started there in 2005. It was the first distillery to be built for over 120 years. There's an English family who started it and who still own it now. It's the only independent distillery. Also, what makes us unique is that we do every part of the process on site. We're growing a proportion of the barley there. We're malting, distilling, maturing and bottling on site too. Sono Riccardo Ferrari, brand manager del gruppo Elvemash e di Moët Hennessy Italia in particolare. Siamo qua allo Spirit of Scotland con i nostri due grandi whisky scozzesi, Glenmorangie e Ardbeg. Buonasera, sono Andrea Gasparri, brand ambassador whisky da Pernod Ricard Italia. Siamo qui con tutta la nostra gamma, il nostro portafoglio luxury whisky, quindi andiamo da Berlauer, Glenlivet, Scapa Straight Islay e Longmorn. Siamo qui al secondo anno qua a Roma e a me sono molto contento perché quest'anno c'è un bel movimento, molto più spazio, insomma sono molto soddisfatto per il momento.